In campo? Bene, intanto si tenesse pronto, ma non è che facciamo, è soltanto la scena la maglietta rossa, questa mattina. Bene, parlando di difesa, adesso prima di entrare sulle cose, sugli slide, sull'argomento eccetera, che come ieri per mia comodità ho diviso senza palla e con palla, ma poi nel book lo avrete come argomento unico. Che mi dite subito, parlando di difesa? Due, tre idee. Se il concetto è, Andrea, se Andrea ha detto giustamente bisogna fargliela piacere, tra virgolette, quindi il mio atteggiamento per far piacere la difesa ai nostri giocatori, nell'area del saper far fare, quale deve essere, secondo voi? Propositivo. Propositivo, poi? Entusiasmo, poi premiare, poi definiscimi energico nell'area del saper far fare, secondo te? Dammi degli esempi vivi. Con la voce, con la voce, poi bravo, cioè che vuol dire? Stare con l'occhio. Dillo forte. Bisogna riprendere con l'occhio. Bisogna stare secondo, parlo che ognuno può il proprio stile, eh. La mia idea è che devo essere più fisico, tra virgolette, nel campo. Chiaro? E anche con quelli grandi. Confermatevi se sto di... Assicurate, ditemi se sto di fischi per fiaschi. Probabilmente il mio atteggiamento, perché quello che ha detto Andrea secondo me è sacrosanto, specialmente nei gruppi piccoli, ma vi assicuro, confermatevi voi, giocatori, eccetera, deve essere forse più fisico, tra virgolette. No, sul propositivo sì, magari un po' più propositivo, però poi dopo se uno fa un errore bisogna sottolinearlo, eccetera. Però sicuramente il mio atteggiamento, il mio tono della voce, la mia posizione in campo, difficilmente potrò lavorare sulla difesa stando così. O magari stando in una posizione, tra virgolette, un po' più rilassata. Probabilmente il mio atteggiamento, la mia fisicità, ognuno di noi ce l'ha di togliere lo spazio vantaggioso prima che lo stesso venga occupato dall'attacco. Sì o no? Ci siamo? Condividete questa definizione? In quale situazione? Vicino, lontano rispetto alla palla, dal contropiede, poi centriamo bene quando faremo la costruzione, ma sicuramente avete detto già voi spazi ampi, stretti, stabili e posizionamento. Cosa si intende secondo voi con posizionamento? Se sei aggressivo. Forte ragazzi, fatemi una cortesia. Se sei aggressivo o passivo. Le linee difensive, le linee del campo, le caratteristiche tecniche di chi ho di fronte, le mie e le sue, sono decisive. Ci siamo? Le strategie difensive, e questo è un nostro alleato, il tempo, giusto o no? Parlando delle linee difensive, io sono qui con la palla, questa linea qua, che linea è? La linea che va? La linea della palla. Fede, per favore, alzati. La linea che congiunge la io con la palla e Federico, qual è? Che linea è questa? Linea di passaggio. Ci siamo? E la linea che congiunge a me e il canestro è la linea di tiro. Tiro di penetrazione. Fatemi la cortesia, da oggi pomeriggio, usiamo questi linguaggi qua. Linea di penetrazione, linea della palla, linea di passaggio. Senza palla, in base alla logica della difesa di squadra. La distanza da canestro, la distanza e posizione dal pallone e chi è il nostro avversario. Quello che ci siamo detti prima, questa slide ce la dovreste avere sul... Quindi, adesso andiamo sul discorso che facevamo prima. Contenimento e aggressivo. Secondo voi, quando, che vuol dire aggressivo, che vuol dire di contenimento? Aggressivo sulla palla. Solo sulla palla? Principalmente sulla palla e sulle linee di passaggio.
Quindi che vuol dire? Oltre la linea del messaggio. Oltre? Cioè, fammi un esempio, Sara, per favore. Sonia, scusami. Vai. Con la mano, non stare sulla linea del messaggio, ma stare... Con il corpo. No, con l'avambraccio, dimmi quello. Sì, con il braccio. Con il braccio, e questa è una difesa... aggressiva, di contenimento, stare solo, magari con cosa? Magari un po' meno, forse, se contengo o sono aggressivo. Siete d'accordo? Beh, aggressivo è col corpo, e contenimento con la mano. Sì, adesso poi ci sono, per esempio, in una strategia senior, magari ci sono anche situazioni tipo che magari nel pitturato magari metto il corpo, se sono fuori magari metto l'avambraccio, però diciamo la posizione è comunque sulla linea di passaggio, ci siamo? Non è soltanto, adesso qui stiamo parlando senza palo, è probabilmente quanto corpo ho sulle linee di passaggio. Chiaro? Chiaro il concetto? Però la cosa che voglio farvi passare è che noi dobbiamo avere la spiegare per passare entrambe le situazioni. Chiaro? Altro? Da aggiungere? Vai. Posso passare anche dall'aggressivo? Sì, infatti all'inizio siamo dentro. Va bene? Molto bene, mi servono 3 giocatori. 2 facoltà difensive, e per comunicarvi, non fare un po' di esatto. La posizione di Giovanni dove deve Ivan, grazie, io sono un disastro. Quale deve essere? Sulla linea di passaggio. Perché? Brava. Uno, perché così Andrea, se lui sta sotto la linea, lasciamo perdere adesso la sua posizione, che può essere questa, può essere un po' più qua, eccetera. Se lui è sotto la linea di penetrazione, lui cosa può fare? Avete già detto? 1, 2. Se lui è sotto la linea di penetrazione facendo un passo avanti, se io sono sotto la linea di penetrazione e io sono un attaccante, secondo voi io cosa faccio per creare un vantaggio? Se sta sotto la linea di penetrazione, che posso fare? Oppure che posso fare? Dove lui è morto, tra virgolette. Io sono un compagno di squadra. Se io faccio questa cosa qua, un blocco, questo qua non arriva mai. Siete d'accordo su questo concetto qua? Sono andato un po' oltre ed è un argomento che magari tra tre team. Scusa, non ho capito. Lui è sotto la linea. Se lui non è. Quindi le linee difensive. Quindi difesa uomo uguale difesa, linea di penetrazione, linea di passaggio, linea della palla. Ci siamo? Questo già ve l'ho fatto vedere prima. Quindi gli strumenti tecnici, posizione fondamentale difensiva, scivolamenti, corsa, scivolamenti, dissociazione degli arti superiori rispetto, dicevi te, l'hai detto te, la dissociazione, vabbè. Salto la palla, cambio di guardia, aiuto difensivo, taglia fuori difensivo. Adesso entriamo lì, su questo discorso qua. Ritornate in campo per fuori. No, gli stessi tre. 2, 3, dovete passare. E ditemi anche. Date indicazioni a Ivan sulla posizione. Tecniche.
il dove te l'abbiamo detto, deve stare sui minuti passati. Date indicazioni tecniche a Ivan. Posizione fondamentale difensiva. Voi? Braccia aperte. Come? Mi arrendo? A occupare più spazio possibile. Mano sinistra leggermente più avanti, insieme al piede sinistro, magari leggermente più avanti, poi. Braccio sinistro un po' piegato, non totalmente aperto. Perché? Perché? Perché sono più rapido se faccio così o se faccio questo? Se fai così, perché spingo la palla dove voglio andare. Cioè, io spingo già la direzione dove vuoi andare. Ma ho più equilibrio se sto così o se sto così? Stai così. Quindi? Condividete questa cosa qua? Sì o no? No, la posizione delle braccia. La posizione delle braccia può essere così. Dove forse ho più equilibrio? In questo caso è la mano sinistra. Beh, l'avambraccio destro? Il braccio destro in tasca? Aperto come? Indico l'avversario, cioè così. Come? Ditemi. Mano aperta. Sono mille scelte qua, Però diciamo, se sto così e Andrea magari viene e ho l'avambraccio così, ho la capacità magari di, tra virgolette, rompere questo taglio qua. Sì o no? Ma perché? Perché ho più equilibrio. Uno, due. Vieni Andrea. Se Andrea viene e faccio questo, illumino là dietro. Fallo. Questo legale, questo illegale. Giusto o no? Che faccio? Corro, scivolo, mi rotolo per terra, che faccio? Probabilmente posso avere un atteggiamento. Benissimo, e questo ci siamo. Parti in ala. E tu parti centrale. Lasciamo perdere se siamo aggressivi o meno. Adesso io sono Andrea, perché gli istruttori fanno sempre l'attacco. Stai con la difesa. Va bene, io mi sto muovendo correndo. Lui che fa? Corro o scivolo? Corro. No, anche no. Perché molto spesso succede che stai da te, ci può scivolare, io corro e scivolo. Cosa siete d'accordo? Ci siamo? Sì o no? Bene. Stai lì, vai in ala. Vieni di passaggio. Magari stai lì, bisogna di passare. Se vuoi essere così, fermo lì. Vedi come parte? Sì. Così vedi, sei in linea come parte. Quindi se faccio questo, arrendo, faccio questo. Benissimo. Bene. Qual è l'atteggiamento di Ivan? Che deve fare? Come, dove, quando, perché? Come, dove, quando, perché? E dove va? Vai lì, per favore, sulla palla. Io sono veramente in maniera molto momentanea. La palla è lì. Io sono qua, la palla rotola. Lui magari esce. Io corro per recuperare. Dove vado? Sulla linea di passaggio. E vi assicuro che i giocatori senior a volte vanno sull'uomo. Sulla linea di passaggio. Rotola la palla. Fermo. Adesso io che faccio? Quando inizio a muovere? Abbiamo detto come, dove,
Quando? Parola magica. Mentre la palla è ai miei tempi, un coach veramente bravo di qualcuno delle parti vostre diceva: volare con la palla. Ci siamo? Rende l'idea? Volare con la palla mentre io mi muovo, perché se perdo un secondo andrei a ripetere lo spazio vantaggioso. Poi c'è un altro indicatore, ma ve lo voglio dire. Che deve fare lui? Ragazzi, però dovete fare lo sforzo di essere un attimino più precisi. Un salto verso il passaggio. Verso sulla. Sulla. Quindi è così come salto. Questo è un salto, eh? Questo è un salto. È un salto, sì o no? Non è proprio un saltone, però è un salto, sì o no? Perché se io non lo so e tu mi dici salto verso la palla, io salto. Datemi una roba giusta. Giusta, tra virgolette, tecniche. Salto verso la palla, che vuol dire? Allora non è alzato. Ragazzi, dobbiamo avere, dovete fare lo sforzo di essere precisi. Perché se voi avete ragazzi di 13-14 anni, gli dite salto e lui salta. E adesso? Faccio un balzo, quindi non saltiamo, ma balzo verso la palla e taglio con il mio braccio la linea del passaggio. Cioè, questo? Un balzo, questo può essere più o meno? Sì o no? Bene, e l'atteggiamento in questo caso del mio avambraccio destro com'è? Devo tenere sentire il contatto su di lui. Perché? Perché nel momento che io vado lui potrebbe tagliare il canestro, perché si è creato uno spazio certo per lui, probabilmente. Condividete quello che ha detto? Sì. Cioè qual è? Va sempre tenuto nel momento in cui va via la palla, significa soltanto sì, no, no, ma questo è un passo indietro. Qui c'è la palla, stai sulla palla, rotola la palla. È in questo momento qui che prendo il contatto ed è mentre la palla va, perché ma infatti quello che stavamo dicendo, appunto, certo. Sulla linea di passaggio, poi lì questo, dimmi. Ha la palla qua, ha la palla qui, guarda lui, non lo guarda, eccetera. È un indicatore decisivo? Sì o no? Quindi i nostri giocatori cosa devono avere la capacità? Guardare uomo e palla è un po' troppo. Gli occhi dell'attaccante cosa, Massimo? Ok, e inoltre, oltre a quello, la posizione della palla. L'atteggiamento potrebbe essere forse più vicino a quello che ha detto Diana. Se ho la palla qua, magari voglio fare questo. Dando come principio fondamentale che se non c'è pressione della palla, ci andiamo a fare una passeggiata. Adesso. Vabbè. La palla da qua va, vai, rotola, 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 rotola. E io sto qua, stai un po' più spostato, scusa, stai qua e qua. Se io voglio avere il mio braccio sulla linea di passaggio, probabilmente l'atteggiamento di Paolo è in un modo. Siete d'accordo? Lui magari si sta spostando in palleggio, qua, e io sto qui. E voglio essere in questo modo qui, con un braccio, l'atteggiamento di Paolo è in un certo modo. Probabilmente se sto Paolo forse bravissimo. Viceversa, se magari ho solo un avambraccio eccetera, forse l'atteggiamento di Paolo è in un altro modo. Siete d'accordo? E sto rientrando sul discorso di aggressivo. Ci siamo su questo discorso qua, più o meno? Quindi abbiamo detto. Grazie, forza. Grazie Paolo. Chiaro? Quindi posizione fondamentale, vedere come fare, che se guardi a chiusa
solo guardia chiusa? Lì guardia chiusa, magari può succedere, guardia chiusa, guardia aperta e poi la richiudo. Poi entriamo meglio su questa cosa qua, sulle collaborazioni. E da cosa dipende se magari sono in una strategia di una squadra seria, se sono guardia aperta, guardia chiusa e la ricambio? Da cosa dipende anche? Io sto sul lato debole. Mi scegliere di stare sempre guardia chiusa. Solo dell'attaccante, Andrea? Bravo, bravo. Perché se c'è Luca Ciabocco che difende... L'atteggiamento di dire, siamo un po' uguale, questo lo vale subito. E ho da qui... far questo e conto da qui stare guardia aperta e un altro. Per il giocatore interno, ragazzi, qui dovete avere la pazienza che devo dare soltanto le flash. Corrado, è il tuo momento. Vai lì, ma Samuele. Vieni qua con la palla. Ivan, vieni qua con la palla. Corrado, tre quarti di anticipo ci sei, poi che altre indicazioni puoi dare? Sicuramente il braccio dietro che tiene il difensore. Poi? Sta piegato sulle gambe. Piegato sulle gambe. Massimo equilibrio per non farsi spingere. Bene, prima, che devo fare? Ritorna alla prima slide. Obiettivo è quello di? Il braccio sulla gambe. No, la prima slide. Parlo con tutti, qual era? Questo è uno spazio stravantaggioso. Sì o no? Perché se io prendo la palla qua ho lo spazio per giocare su e giù. Quindi se io vado con i postulati, con il prendere, mantenere e concretizzare, se l'attacco vuole prendere uno spazio vantaggioso, io devo negare lo spazio vantaggioso e provare a non farlo andare su, ed è inevitabile in queste situazioni qua il contatto fisico e le sportellate, tra virgolette. Quello è uno spazio vantaggioso e devo avere la capacità, e poi quando faremo le collaborazioni, secondo me negare lo spazio vantaggioso parte da lui, e poi vi spiegherò il perché. Però probabilmente questa è una posizione che se la prende sono in grande difficoltà. Va bene, quindi se lui si sposta in palleggio e io sono sulla linea della palla, eccetera, lui si sposta, mentre si sposta in palleggio, inizierò a lavorare per fare in modo che Samuele non abbia questa linea di questa posizione qua. Se ho l'atteggiamento mio non ce la faccio, A maggior ragione lì devo avere una posizione di fondamentale, di grande equilibrio. Questo è un fallo. Chiaro? Lasciamo perdere poi se li fischiano o meno. Questo è un fallo. Ma sicuramente il mio primo obiettivo è vado, voglio spingere Samuele verso il mio alleato. Qual è il mio alleato in questa cosa qua? La linea di fondo. Ma se lo faccio un secondo dopo non ce la faccio. Se lo provo a fare mentre Ivan, per esempio, da questa posizione centrale di punta si trasferisce in una posizione di ala, di guardia, barra ala, forse, devo avere il tempo per farlo. E la linea di fondo, se la linea è alleata, ovviamente provo a spingere sulla linea di fondo. Ci siamo? Chiaro? Ci siamo? Bravissimo. Chiaro? Sì o no? Sì. Togliere la linea. Guardare e non dietro. Mettetevi il discorso, già l'abbiamo visto prima. Uno, due ali, io in punta, due in angolo. Se ce la fate, ragazzi, per cortesia, magari blu in attacco e bianchi in difesa o viceversa. Due ali, due angoli, io in punta. Ragazzi, mancano pure i difensori, Fatemi la posizione. No, ragazzi, lo faccio camminando, non mi sto scannando. Attacco di più. Bravo. Tranquillo, per comodità. Paolo, mi fai una posizione? Ma non c'è freddo. Bene.
Abbiamo detto, quindi, l'indicatore è, abbiamo detto, linee di passaggio, abbiamo detto posizione fondamentale, abbiamo detto avambraccio, braccio sulle linee di passaggio, abbiamo detto che mi muovo verso il passaggio. Indicatori miei che devono guardare, dove sto guardando e la posizione della palla. Siamo? Se io ho questo atteggiamento qui, che può fare Marco e Stefano? Staccarci un po' di più, passo verso. È chiaro sto concetto qua? Ci siamo? Viceversa. Io magari passo la palla mi pone una rotolata, mentre la palla va, io intanto sto sempre sui miei passaggi, ho questa posizione, tu hai questa posizione, mentre sposto la palla e guardo, l'atteggiamento cambia. Ci siamo? Quindi indicatori è, ma ai nostri ragazzi gli si può insegnare questa cosa qua? Assolutamente sì, perché gli facilitiamo la cosa. Sì o no? Sto dicendo robe ritmi. Ci siamo? Ragazzi, intervieni di roba. Bene, adesso allora a me vi voglio fare un mini esempio e mi voglio riallacciare anche a quello che ha detto Diana. Tre, bene, fuori. Bene. Fuori. Una situazione fatta e secondo me è molto utile anche. Vi sto dando un mini esercizio e lo facciamo a zero all'ora. Situazione di i cinesini sono i vostri difensori e i vostri attaccanti. Quindi è boh e mi sposto, boh, butto la palla, palla recuperata e per quel discorso che dicevi tu anche andare di là a giocare 3 contro 0. Siamo? Un passaggio successivo può essere che metto i giocatori a posto di cinesini, boh, poi magari se ne sono altri 3 fuori e quindi che in attacco vai difeso sugli altri, ci siamo, vai, e andate di là, e poi loro 3, un altro passaggio successivo. Una volta che io vedo, io allenatore lì in quella posizione lì, io allenatore, o poi la prossima settimana parleremo anche, se avete la fortuna di avere un assistente, poi, magari, camminando, passa fuori, adesso fuori Marco, stai in attacco Massimo, oppure, adesso si possono muovere, o io mi posso muovere in palleggio. Ci siamo? Anche con i senior, assolutamente. Quindi facciamolo camminare. Vabbè, io sono qua. Boh, muovi in vita, vai. Boh, muovi, dai, fa muovi, potete muovere. Boh, guardare la palla. Boh, palla recuperata, va. E qui poi entro in profondità sulle posizioni, su quello, su quell'altro. Guardare uomo e palla, fare, eccetera. Vediamo? Poi, successivamente, alla luce di questo, magari di tanto, ma parliamo di collaborazione, mi sparo la penetrazione, e così vedo la capacità di, ma il principio è, questo lavoro qua lo possiamo fare dagli under 13 fino ai senior. Il mio atteggiamento sulla palla è questo, stiamo parlando di zero. Chiaro? Chiaro? Sì o no? Quindi si presuppone grande pressione sulla palla, Chiaro? Fuori da qua. Ci siamo? Ci siamo su queste cose qua? E in un contesto del genere io poi posso intervenire. Voglio lanciare una mini pillola, poi magari questa la tengo. Se qua... Chiaro?
Compagno, obiettivo, togliere lo spazio vantaggioso prima che lo stesso venga occupato dall'attacco. Va bene? Vado un po' più rapido, Quindi, le situazioni sono fronte e spalle, da palleggio e da partenza, cioè una situazione di tutto campo oppure ricevo e gioco, vicino o lontano rispetto al canestro, contropiede, statico, dinamico. Sto andando veloce perché molte slide sono uguali a quelle di prima. Va bene? Quindi, i riferimenti, palle e canestro, le linee difensive, la linea di penetrazione, le linee del campo, le caratteristiche fisiche del giocatore, quindi fisiche, mentali, tecniche, eccetera, dell'attacco, del difensore, le strategie difensive e il cronometro. Stesso discorso di prima, il mio atteggiamento può essere, e questo riassumo quello di prima, aggressivo e di contenimento. Ci siamo? Adesso io però mi servono due, uno bianco e uno blu. Due, siamo fermi, Uno il blu con la palla e il bianco senza palla. Vi mettete qua che vi guardano tutti. Giovanni, fatti sulla linea da tutti. Samuele in difesa. Giovanni ha la palla blu. Questa vi piace questa posizione? No. Samuele, l'hanno segato subito. Quindi qual è la posizione? Porta la palla per una situazione di tiro. Che devo fare? Quando? Bene. E questo è facile. Datemi indicazioni tecniche. Il tempo l'abbiamo stabilito. Mentre abbiamo stabilito che devo accorciare le distanze, datemi delle indicazioni tecniche. La mano. Quindi indipendenza, arti superiori, arti inferiori. Quindi, Giovanni, posso avere questo atteggiamento qua? Con la palla così? No, se no. Un bel passo dietro, Giovanni. Posso avere una posizione così? Se tieni la palla bassa. Avvicinati, magari si sta più vicino, giù, da qui lui tira, sì o no? No. No. Sì o no? No. No. Bene, perché no, Diana? Sì, dipende chi è l'attaccante. E sono d'accordo. Come deve essere, Diana? La mia posizione, se sto qua. Dimmi la io. Io te la mano, la palla. Sto a muro. Se la passa, magari per evitare che non vada a fare il tiro. Gli ostacoli, già il fatto di poter tirare, sei abbastanza vicino. Lui ha delle come è ora lui. Dammi un punto di riferimento. Quindi un braccio di distanza. Teso, piegato. Teso, così. No, piegato. E non è uguale, ragazzi, non è uguale. No. Questa la tagliamo. O così. Bene. Adesso Giovanni porta sulla palla, mentre porta sulla palla io che faccio? Accorcio o allargo le distanze? Accorcio le distanze e contemporaneamente il mio braccio o destro o sinistro cosa fa? Sale e la mia posizione degli arti inferiori piegati. Porta giù, cosa fa? Vincenzo lo sa, giocatori evoluti prima squadra, le mezz'ore prima, o io o un altro coach, le mezz'ore, allenamento alle 6, 5 e mezza a far questo, perché è decisivo, il muoversi mentre, il posizionamento. Sai, no? Te le viste pure. Boh. Giovanni, sto qua, porta su, accorcio, mi porta giù, mi sta. C'è. Provo a ostacolare lo spazio visivo, a diventare grande,
Poi nel momento che io porto sulla palla, magari accorcio, poi porto su e rivado ancora. Perché la mia sensazione è che se sono, è molto facile perdere, tra virgolette, una posizione di equilibrio. Cioè, mi ingolosisco magari a fare questo e lui parte, oppure parte in questo modo qua. Forse sono la palla giù, magari divento grande e cerco di togliergli un po' la visuale, eccetera. Poi magari porto la palla mezzo braccio, porto la palla su, accorcio, bu bu bu. Queste sono robe da fare con i senior. E con i vostri ragazzi, se l'allenamento alle 6 e li fate venire alle 5 e 3 quarti e magari avete la fortuna di avere un campo come questo di Sportiglia, che avete quello spazietto lì, vi invito fortemente a metterli a coppie e a farli tutte quelle robine lì. E a seguire, quindi poi magari possiamo iniziare a fare la giunta, magari faccio questo, porta per e accorcio un po', poi adesso inizio a palleggiare e inizio a lavorare sullo scivolamento. Un quarto d'ora prima, allenamento alle 6, 5, 3, 4, e fanno un palleggio. Qui accorcio un mezzo braccio di distanza, provo a palleggiare e faccio un palleggio e scivolo. Porta la palla su, lascia la palla, tiro e lavoro su quello fuori, dorsale, frontale, eccetera. Lo possiamo fare tranquillamente in uno spazio, quanto spazio occupiamo? Un metro, fuori dal campo. Fidatevi di Luca, che ha qualche annetto, fidatevi. Giovanni Attaccalà, che deve fare Samuele? Corri, vai Samuele. Poi? Poi? A piano, dove vai? Questo è il partito. Vai, vai. Lui il suo atteggiamento è corro, piano, corro, cosa deve, dove corro? Devo superarlo. Oltre la linea della palla, quella corsa. Poi si mette sulla linea di penetrazione. Quindi è corsa, poi? Una torsione per poi mettere penetrazione. Ridillo forte. Ridillo forte. Trasformo la corsa, poi faccio una torsione e mi metto contro lui in contenitivo. Segnatevi sta parola quando viene il professor Panichi, mi dite Matteo, ma ci spieghi bene questo discorso delle torsioni, eccetera. No, 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 perché tu non hai idea di quante torsioni ci sono in una partita di calcio. Non hai idea. Perché è stato studiato e sono state contate. Va bene, quindi l'idea è io corro, corro per cercare di recuperare, probabilmente vado a spingere su questa posizione per rimettermi avanti alla palla. Ci siamo? Ci siamo sì o no? E invece di recuperare qua sto recuperando qua e gli dico mettiti avanti alla palla. No, palleggio è questo. Questa è avanti alla palla, La linea di penetrazione è libera o chiusa? È uguale? No. Sì o no? No. Allora uno è pignolo se dice linea di penetrazione invece di dire mettiti avanti alla palla? O è una cosa efficace? È pignoleria o efficace? Rispondetemi per favore. Spazio avanti di San Giovanni, quali sono? Si cambia avanti, si cambia il campo. Ragazzi, siate precisi. Il? Dammi qua. Non il centro campo. Tu hai detto il centro del campo. Il centro del campo è questo. Il centro del campo. Dove? Quindi dove? Probabilmente questa è la posizione. Cioè, il suo obiettivo è portare la palla vicino al canestro o lontano? Più vicino al canestro. Se io voglio togliere questo vantaggio qua, cosa devo fare in difesa? Quali sono? Quali possono essere? Da qua. Linea laterale e poi quale?
linea magari di metà campo e poi l'altra linea magari a linea laterale per formare questa situazione qua. Ci siamo? Sì o no? Viceversa, se tu sei qui, qua questa situazione qua. In questo caso i movimenti possono essere l'angolo e la linea di metà campo. Poi ci sono le strategie, cioè nessuno mi vieta di fare un altro tipo di scelta, cioè di mettermi per esempio in una posizione che ha con le spalle, di avere questo atteggiamento qui e per coerenza dietro succedono determinate cose, essere quella linea e quella linea lì, perché la mia idea è di chiudere le linee di penetrazione. Bene, adesso diciamo l'emergenza, non stiamo in una situazione di emergenza. Giovanni, vai là per favore. Bene, io devo qua, lui sta non in velocità, quindi magari sta corricchiando, camminando, io cosa devo fare? Io sono in difesa, che faccio? Se lui non sta correndo? Che faccio? Qua va con meno piano di spazio. Posso fare così, è chiusa la penetrazione? Sì o no? Così è chiusa? Sì o no? Sì o no? È chiusa la penetrazione, sì o no? È chiusa, sì o no? Sì o no? Sì, è uguale alla posizione rispetto a prima? Sì o no? No. Allora quale? Naso sulla palla. No? Ma se tu sei in questa prima roba, e se io, come hai detto te, come nome Ivan, se gli dico qua naso sulla palla, gli dico qua, sta brutto, giusto o no? Quindi in quella situazione lì, parlando di naso, dove? Naso sulla spalla, ci siamo? Naso sulla palla, naso sulla spalla. Però se no succede quello che ha detto Ivan, se non siamo precisi. Perché? Se io dico, se io sono il naso sulla palla, se ne fa il naso sulla palla. Giusto o no? Bene, perché diciamo che la situazione di naso sulla palla, va? Adesso qua, questa. Qual è il mio atteggiamento in questo caso della mano destra? Sta palleggiando, sì, scusa. Quindi? Basse come? Quello è dove? Io ti ho chiesto come. Però di rispondere, cioè, è come se tu mi dici che ore sono? Fa caldo. È uguale. Se ti dico come, non mi dire dove. Non so se sono chiaro. Dove? Quindi sono qua. Così. L'abbiamo detto prima, no? In questa situazione qua, dal palleggio, sta palleggiando, non è statico. Quindi è così come. Ce l'ha già spiegato. Il passo sta pensando al ginocchio per evitare lo strappo, mi batto con la presenza, con una e la mano sinistra è in tasca. No. Com'è la mano sulla palla? Il naso mio è sulla palla. La mano destra questa, che la mano sinistra? Benissimo. Come? Quindi così. Condividete sta cosa qua, sì o no? Quindi vai, compito questo. Dimmi Guido. Fammici arrivare. Sì, hai ragione, fammici arrivare. Però intanto evito che lui mi fa, se ho questo atteggiamento qua, che cos'è? Che mi fa un cambio di mano di che tipo?
frontale. Probabilmente in questa situazione che il cambio di mano deve fare. Ehi ragazzi, però questo qua che prende un altro in testa ce l'ha chissà, non è che c'ha tante chance, che fa? Sono con le gambe benissimo, se mi fa questo qua sono le gambe, forse io ho il tempo di ritornare avanti la, con il naso sulla spalla e poi avanti la palla, sì o no? Non è perché uno è pignolo e dice di avere la manina lì così, perché un conto è tanto, un conto che fai? Un conto è fare non è uguale, è uguale? No, io che voglio togliere vantaggio alla difesa, che gli devo far fare a Giovanni? Bene, perché poi abbiamo detto che il cronometro è mio alleato, no. Bene, se io faccio questo cambio di mano come discorso diceva ieri Paolo, il cono visivo ce l'ho sì o no? Se faccio questo tipo di cambio di mano, ce l'ho il cono visivo sì o no? Sì. Se faccio questo cambio di mano, per un attimo ce l'ho? No. Chi ha vantaggio? L'attacco o la difesa? Ho rubato 2 secondi. Ho fatto un buon lavoro? No. Ho fatto un ottimo lavoro. Però i nostri giocatori bisogna dire. Non darlo per scontato. Perché se partiamo dal concetto iniziale, questa è una cosa che va all'inizio che vi ho detto io, l'area saper far fare. Questa è una cosa importante, perché ho rubato 2 secondi, intanto il tempo va, magari in questo momento che faccio questo e per un secondo, 2 secondi, è un momento che io riesco a adeguare la mia posizione, parlando di uno contro uno senza palla, sì o no? Io posso accorciare la distanza e guardate dove sta adesso il rivale, e magari lì c'è Corrado che è il giocatore più importante della squadra avversaria, io Luca Ciabocco che mi tengo su Corrado e Riccardo perché magari ho problemi fisici rispetto a Corrado, ho il tempo magari per l'uno contro uno senza palla per non dargli questa posizione e per magari metterlo qua, è uguale, solo particolare che noi a questo livello dove siamo noi adesso ci possiamo permettere di trascurare, sì o no? No, può essere anche d'aiuto per gli eventuali collaborazioni. Assolutamente sì, bravo. Perché noi questa cosa qua bisogna sempre contestualizzarla in un 5 contro 5. Guardo, ma se non c'è poi questo concetto qui di pressione, di magari accorciare le distanze, di allungarle, eccetera, il posizionamento cambia molto. Ci siamo? Quindi se Corrado, sì, scusa Corrado, se Giovanni poi, vabbè io sono bravo, quindi questo, poi accorcio magari un attimo per portarlo lì e sono in pressione comunque, sono qui eccetera, è importante tutto qua, adesso che faccio? Com'è? Piede sinistro? Piede destro? Guida la macchina, ho 13 anni, che vuol dire guida? Io partirei dalla posizione difensiva. Benissimo, prima. Vabbè, sì, adesso lo sto... Sì, no, hai ragione, Ivan, ho messo io. Vabbè, adesso diciamo che sono qua. Poi, in base alla direzione che... Sta andando con la mano sinistra. Ruoto il piede, in questo caso, il tuo destro, e assieme alla mano destra indico la direzione che io voglio far prendere all'attaccante. Benissimo. E mentre lui palleggia io mi muovo rispettando sempre. Benissimo. Il naso davanti. Come mi muovo? Spingo con il piede sinistro e facciamo la diversa che sono proprio io qui. Palla Samuele. La palla oh, io sono in questa posizione qua, vado, faccio un balzo avanti la palla, adesso mi palleggia con la mano sinistra, quindi è come? Piede destro così, questo così, spingo con il piede sinistro e sposto, io ho l'idea di quindi così,
avvicinare il piede e poi avvicinare. Dimmi Ivan. Io dico una volta che torna dico la prima vai sono qua pronto la palla arriva sono qua lui palleggia con la mano sinistra abbiamo detto questo qua adesso lui sta iniziando a palleggiare quindi io quando mi muovo inizio a muovermi benissimo come sparti io sono il tuo giocatore il piede destro indica la direzione sì io ti ho chiesto la il piede sinistro accorcerà fino a mantenere la stessa distanza tra le mie spalle sì ma quali si muove questo cioè questo e questo No. Siete d'accordo? Scusa, dimmi Guido, parla forte. Spinge il piede sinistro. No, sicuro che no. Allora sono incoglione. Cioè, ci sono delle prove. Cioè, c'è un video che se qualcuno. Scusa, che se qualcuno non lo spegnesse a un certo ora potrebbe essere. No, è uno scherzo. No, scusate. Io sono qua. Guido, quale spinge? Spinge il piede, lontano da solo. Cioè il destro, il mio caso il sinistro, sinistro, destro e continua a scivolare. Siete d'accordo su questo piccolo balzo e poi vado? È vero che perdo un attimo, ma allora cosa devo fare per prendermi ancora il vantaggio? Riduco il largo lo spazio rispetto al palleggiatore, lo accorgo. Siamo? Aggressivo sulla palla, l'abbiamo visto. Vado ancora, gli strumenti, i riferimenti fondamentali difensivi, presupposti fisici, rapidità, forza, velocità, anticipazione, presupposti mentali, aggressività, spirito di sacrificio, altruismo. Le linee difensive vado avanti perché già le abbiamo viste. Strumenti tecnici, posizione fondamentale difensiva, scivolamenti, corsa, scivolamenti, dissociazione, arti inferiori, arti superiori, combinazione motale. Taglia fuori difensivo, l'abbiamo visto, bim, eccetera, no? Sul discorso un po'. Strumenti tecnici, posizione fondamentale difensiva, posizione massimo equilibrio e funzionale, posizione al muro ma anche diversamente, uso delle mani e delle braccia, dissociazione, una mano traccerà la palla e l'altra spinta con il piede, va davanti, schiena dritta, eccetera. Taglia fuori, ne abbiamo già parlato sul portapiede, va bene? Tipi di difesa, a uomo con palla da fermo, da ricezione, l'abbiamo visto tutto, ragazzi, vado un po' rapido perché voglio farvi vedere una cosa, poi magari sopra la testa distanza, palla bassa, distanza un braccio, sopra, saltello mento, va bene? Sul palleggiatore l'abbiamo visto adesso, sul tiro l'abbiamo visto. Difesa sul gioco che ha passato la palla. Quindi io sono qua. Vieni qua, Samuele, con la palla. Stai in ala, per favore, Paolo. La difesa, poi io sono scivolo. Samuele passa la palla. E cosa devo fare adesso? L'abbiamo visto anche prima. Salto. Faccio un balzo verso il salto. Va bene? Quindi è questo qua, sono in posizione di anticipo, la palla è e vado avanti alla palla, l'abbiamo visto, no? Questa è una slide che sta riassumendo. Giocatore interno. Mettiti un po' smetto. Giovanni, sento forte, mi levo la maglia. La palla qua qui. Ci sono in posizione di tre quarti. Di anticipo, sto con la palla arriva. La prima idea quale deve essere secondo voi? Sempre per chiudere la palla del canestro. Quindi? Chiudere la linea di penetrazione. E come lo faccio? Come lo creo il muro difensivo? Sì, l'avambraccio ma da qua adesso Giovanni ce l'ha la linea di penetrazione, è aperta o chiusa? Qual è il mio obiettivo? Chiudere la linea di penetrazione. Giusto giù. Come lo posso chiudere?
chiudere questa linea di penetrazione rispetto a Giovanni. Cambio, sì, cambio il contatto, però ragazzi cerchiamo di essere. Quali sono in questo caso i miei punti di riferimento rispetto a Giovanni? I suoi piedi magari sono un punto di riferimento dato che non riesco a guardare attraverso il corpo di Giovanni o no? Sì. Quindi magari se voglio chiudere la linea di penetrazione, intanto questa è una scelta importante o no? Pareggiare i suoi piedi, sì o no? Sì. Come primo step. Poi? Poi Giovanni inizia a palleggiare. Contatto avambraccio, sì o no? Perché? E inoltre a me che vantaggio dà a me difensore? C'è una distanza minima. Eh? C'è una distanza che riesco ad ammortizzare il suo. Bravo! Qui si parla di chili, eccetera. Questo forse mi aiuta un po', o no? Lì, quella linea lì, Corrado, è mio alleato o no? Ci siamo? Ragazzi, vi do soltanto dei piccoli spunti, in teoria questa non dovrebbe essere neanche emessa. Ci siamo? Bene, adesso mi servono 6 coppie, attacco difesa, anche 4, adesso non so quanti se ne sono. Però coppie attacco difesa lì, una palla, giocatori qui con palla, rapido, rapido, gruppo B. C. Attacco di pesi su linea pallavolo. Dai ragazzi. Coppia, coppia là. Dai. No, fuori, fuori. Lì con la palla, qua qui con gli attacchi, pensa lì con la palla. Bene, esercizio in questo qua. Andate a vedere, ce l'hai, Marco, ce l'ha. La palla qui. Allora, fermo un attimo. Verso ala, intanto hai il palleggio lì. Vai. Scivolo. Tecnica di scivolamento mentre lui palleggia. Vai, uno contro uno stato lì, giochiamo il mio, si giocano Samuele e Giovanni uno contro uno, appena finisce l'azione Samuele corre, va a difendere su di lui che intanto è partito, quindi è ferma un attimo, fermi anche il palleggio, tecnica di scivolamento. Uno contro uno stato, finisce l'azione Samuele, quindi qui sicuramente tiro eccetera, tu imparti dalla linea di essere troppo vantaggio, corro e poi cosa faccio? Quindi è tecnica di scivolamento, uno contro uno statico, uno contro uno dinamico. Ragazzi vi chiedo la gentilezza di fare un giro rapido, uno solo, alzi 50. È chiaro che dobbiamo andare avanti, se siete un po' andiamo avanti. Può bastare come tipologia di esercizio o no? Eh?